Questo caffè è sempre fatto con le carrupe. L'ho fatto come tutti i giorni. Ma non è come in Italia. Il caffè italiano è tutta un'altra cosa. Buongiorno. Ciao. E Maria che pasta? Guarda che se nasce maschio si chiamerà Dai. Antonio come me. Dai Antonio, smettila. Vai a chiamare tuo nipote che fa tardi a scuola, va. Antonio è un bel nome, pensaci. Io vado. Papà. Vieni qua tu. Vieni. Mi ha detto la maestra che non ti piace la storia, è vero? È che quella parla sempre di Simón Bolívar. E fa bene, perché tu la devi conoscere la storia del Venezuela, visto che sei nato qui. E poi devi studiare molto, perché così quando saremo a Caracas potrai andare alle superiori e anche all'università. Sì, ma papà dice che se quest'anno il raccolto va male torniamo in Italia. Non ti preoccupare, papà scherza. Papà dice che io devo studiare la storia di Garibaldi. Mamma, ma chi è Garibaldi? Il Simón Bolívar italiano. Dai, andiamo che ho fretta. Aspetta. Tieni. Ciao. Andiamo. Stai attento con queste ruote sui cavoli. Ti ho portato da mangiare. Ci vorrebbe qualcosa di più moderno per tirare sull'acqua dal fiume. È arrivato l'ingegnere. Sì. Io vado, c'ho un lavoretto da fare. Ciao. Ci vediamo. Non piove. Sono già 3 mesi che non piove. E anche 3 anni fa è andata così, ti ricordi? Ma poi è venuta la pioggia e abbiamo fatto un buon raccolto. Non ti preoccupare, io dico che ce la facciamo anche quest'anno. Siamo nella stagione delle piogge, questo è poco ma sicuro. Ma quando pioverà lo sa solamente Dio. E intanto noi perdiamo tutto il raccolto. Ci vuole fede, bisogna avere fede. E l'affitto delle terre? Con che cosa lo paghiamo alla padrona, con la fede? Ma perché non ci andiamo a parlare noi con la padrona? L'ha vista anche lei che non piove, no? Quella vede soltanto i soldi che le portiamo. Donna Noemi non parla con noi altri. Per questo c'è l'amministratore. E quello lì non ha mai fatto un favore a nessuno. Io dico che ci dobbiamo provare lo stesso a chiedere aiuto. Può darsi che si convinca. E poi nessuno di noi sa veramente questa donna com'è.
Selina. Buonanotte, mamma. Buonanotte, Selina. Non voglio che ti comporti così di fronte a Selina, Alfredo. Selina è una bambina. E per lei sei soltanto un amico. Selina non è più una bambina. Sì che lo è. Non lo è più. Non lo è più. Forse hai ragione tu. Selina non è più una bambina. E forse non ci crede alla storia dell'amico di famiglia. Anche se come amico di famiglia sei perfetto. Vieni. Ti fermi una notte e te ne vai. Alfredo. Resta con me domani. Non partire. Alfredo. 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 Angelo, mi hai fatto stare in pensiero. Ma dove sei stato? Te lo riscaldo. Lascia stare, va bene così. Ho trovato un lavoro. Costruiscono una strada e cercano dei manovali. E mi sono fatto prendere anch'io. Attacco domani. E che bisogno hai di un lavoro? Non hai da badare alla terra? Io ho una famiglia da mantenere. Una famiglia che mangia. E poi devo cercare i soldi per pagare le rate, va bene? E al raccolto non ci pensi? Ancora mi parli di raccolto. Quale raccolto? Ma non l'hai capita che non c'è più niente da fare? Che tutto è perso ormai, non l'hai capita? Non è vero, la pioggia viene. E quando viene troppo tardi? La pioggia viene, sì. Angelo, bisogna andare avanti.
Altrimenti tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questo periodo saranno stati inutili. Sta zitta, Rosetta, va, sta zitta. Non ce la faccio più, questa vita mi ha fatto uscire pazzo a me. E quanto ti pagano per fare il manovale? 4 soldi. E la terra, che è tutta la nostra speranza. Il futuro dei nostri figli se ne va al diavolo. Ma ci vado io a lavorare al campo piuttosto. Ci vado io. E raccolto non si perde, hai capito? Te lo giuro su Dio. Vai a dormire, che ti fa bene. Vattene a dormire, che è meglio. Semi di pomodoro e di verdure di stagione, 160 bolivares. Trasporti e benzina, 750 bolivares. Semi di peperone. E lei? Che cosa vuole? Vorrei parlare con la signora per la rata della terra. Io ricevo nel mio ufficio il primo giorno di ogni mese. Le piante nei campi hanno bisogno dell'acqua, ma non piove da troppo tempo. Noi stiamo lavorando giorno e notte, ma miracoli non ne possiamo fare. E se va avanti così, perderemo la terra e il raccolto. A meno che la signora... A meno che? A meno che non ci dà una proroga. Ma quale proroga? Da che mondo è mondo? Lavorare la terra è sempre stato un affare rischioso. E i rischi si dividono a metà tra i proprietari e i contadini. Certamente noi rischiamo il nostro lavoro, ma voi che cosa? Signor Sanchez, noi cosa... Lei preferisce che ne parli a suo padre? Grazie lo stesso. Se fosse per lei mi lascerebbe invecchiare in questo posto fuori dal mondo. Lei chi? Mia madre. Se crede che io sia disposta a rovinarmi la vita come ha fatto lei, si sbaglia di grosso. Io qui non ci rimango. Noi andremo via. Noi conosceremo il mondo. Sei bella, Selina. Dove andiamo adesso? Non volevi conoscere il mondo? Sì. E allora ti presento Mr. Stark. Chi? Il forestiere? Sì, è il mio migliore amico. È un uomo eccezionale. Lui sì che lo conosce il mondo. Yuhuu! Ma tieni forte che ti faccio ballare, eh? Tieniti! Oh. Vieni, andiamo. Benvenuti. Viene dall'Indonesia. Dicono che attira la bellezza. E a quanto pare è vero. Entrate. Ho appena fatto il chai. Il tè. Dai, dai. Quante radio? Che ci fa con tutte queste radio? Le aggiusta. Sto imparando anch'io. Ma sa fare un sacco di cose. Dipinge. E parla un sacco di lingue. Vieni, vieni. E da qui si può parlare anche, che so, con New York. Anche, certo. E con l'Australia, il Giappone. E anche con la Francia. Anche con la Francia. Diciamo che in particolari condizioni si potrebbe. Hai visto? Allo! Togni vuoi gavarit paruski tamubas? Gavarit Andromeda. Gavarit Andromeda. Vasce signal ploha da hodit, dominia. Questa è una nave sovietica che transita nei Caraibi. Tut sam noi? Jest prekrasnaya venezuelanskaya dievushka. Gli ho detto che qui con me c'è una splendida ragazza che vuole salutarli. No, no. Dai, dai, va. No, sì. No, io non parlo in russo. Sì. Allo? Allo? Mi sentite? Allo, dievushka, kak vas zavut? Io sono Selina. Ciao! Come state? Dajte vas nomer telefona. Kak vas najti? Vorrei però il tuo numero di telefono. Ma qui non c'è il telefono. Allora gli manderai una tua foto. Wenn wir die Laderäume fertig ausgewaschen haben. Ich wiederhole. Wir können nicht vor übermorgen im Hafen einlaufen. Verstanden. Hände. Oh.
si sente male? Il bambino. Ho perduto il bambino. Venga, l'accompagno. Si appoggi a me. Sicura che era una femmina. Io non potevo pensare che finiva così. Pure l'altra volta, quando aspettavo Gaspar, ho faticato fino all'ultimo come mia madre. Io non ricordo niente della mia gravidanza. Soltanto la paura. A casa mi aspettano. La mamma dov'è? È malata. Angelo. Come si sente? Molto meglio, grazie. Ma si accomodi, prego. Non mi occupo personalmente dei miei affari. E prima che lei me ne parlasse, non sapevo che il raccolto fosse in pericolo. Per quelle rate di affitto della terra, ho deciso di darle una proroga. Forse non avrebbe perso il bambino se mi fossi decisa prima. Non è colpa di nessuno quello che è successo. Io l'ho fatto per aiutare mio marito, per dare un futuro migliore a mio figlio. Perché tutto quello che stiamo facendo, i sacrifici, li facciamo perché vogliamo andare a vivere a Caracas. Io voglio che mio figlio cresca lì, in una città più grande, con maggiori possibilità. Lei è una donna molto forte. Io l'ammiro. Tutte le donne sono forti quando si tratta dei figli. Spesso ci illudiamo di dare il meglio ai nostri figli, fino a quando non cominciano a giudicarci. Una volta mio padre mi fece un aquilone come questo, per farmici giocare mentre badavo alle pecore. E stavi da solo? Non avevi paura? Sì, ce n'avevo e come. Però mia madre mi regalò questa sua maglia di lana. E quando la paura era tanta, io la stringevo forte, 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 forte. E la paura andava via. Lo stesso odore di tanti anni fa sembra ieri. Papà, che c'è qui? Questa è la terra del mio paese. Vieni qua, Gaspare. Se io muoio in questo paese straniero, tu devi prendere questa terra e la devi buttare sulla mia tomba. Mi piacerebbe vestirmi sempre così, come la nonna. Lei era così elegante. Mia madre era una donna davvero molto ammirata. Guarda, mamma, è quello dei tuoi 15 anni. In quella festa ti innamorasti di papà.
Rimettiamolo a posto ora, Selina. Certo che quel vestito non sembra tuo. Non lo so. Tu ora ti vesti sempre così seria. Guarda. Dov'è? Ecco. Questo, per esempio. Ti starebbe benissimo. Ci sono novità? Sono sicuro che prima o poi qualcuno risponderà ai suoi annunci e le darà informazioni. Io l'aspetterei per tutta la vita, se avessi una moglie così bella. Deve aggiustarlo subito. Così suo figlio si troverà un bel regalo. Un figlio è una grande gioia. Sì, insomma, averlo. E perderlo è un grande dolore. È terribile. Mio figlio dovrebbe essere un Ometto, quasi come Gaspare. E come vanno i tuoi amori per corrispondenza? Aspetta, guardi qua. Impiegata, bella presenza. Desidererebbe corrispondere con giovane serio. Come sarà? Bionda? Bruna, rossa. Selina ha ragione, questo viene benissimo. E poi guardi come ne sta bene la tinta. Solo che io non so se sarò capace a farlo. Io ne sono sicura, mettiamoci al lavoro. Scusi, signora, di là c'è il signor amministratore. Dice che è una cosa urgente. Mi scusi, prego. Io non capisco proprio. Questa sua decisione mi sembra, sì, ecco, mi sembra quantomeno inopportuna. Lei sa che non può contare su altre rendite se non quelle che le vengono dai proventi delle terre. Io ho il dovere di ricordarglielo per il suo bene. Questa proroga che lei ha concesso ai suoi contadini non farà altro che danneggiarla. Questo è tutto. Ho già preso le mie decisioni. Suo padre non ne sarà certo soddisfatto. Mio padre non è mai soddisfatto di quello che faccio, signor Sanchez. Quando ti sei innamorata la prima volta? A 18 anni. Di tuo marito? Buongiorno, signora Rosetta. Ciao. Buongiorno. Guarda, tu che domande che mi fai. Rosetta. Antonio qualche volta ti parla di sì, me. Tutti i giorni. E mi dice che tu sei una ragazza che ancora deve crescere e che lui è troppo incosciente. No, questo sì. Non è vero. Antonio non è Rosetta. Incosciente. Ah, finalmente. È da stamattina che ti cerco. Ma devo dire una cosa molto importante. Per amor di Dio, che è successo? No, niente di importante. Però è importante. Dai, vieni. Antonio Ferrante. E questo sei tu? Sì, so io. Quel telegramma è di una settimana fa. Ma l'ho ricevuto solamente adesso. Che faccio? Prima di tutto ti siedi e mi racconti per filo e per segno tutto quello che è successo. Primo, questa Margherita chi è? Secondo, chi glielo fa fare di venire fino qua per sposare giusto a te? Terzo, chi gliel'ha messo in testa un'idea così? Rosetta, il fatto è e che questa è completamente pazza. Ah, la prima risposta l'abbiamo avuta. Sai com'è? È successo che per passare il tempo io, ho scritto qualche lettera. Tenevo una corrispondenza con delle ragazze. Sai, quelle che scrivono annunci come si dice? Vorrei conoscere Tizio, scopo amicizia.
Oppure vorrei conoscere Caio scopo... Matrimonio? Ma è un gioco, lo capisci? Nessuno prende sul serio queste cose. No. Tranne questa Margherita. Io qualche volta le ho scritto che la trovavo simpatica, ma... Ma niente di più. Che se capitava ci conoscevamo, ma niente di più. Che anch'io avevo l'età per... Sì, che se trovavo la donna giusta, probabilmente... E magari mi è anche scappato che... Ma niente di più. Niente di più. Niente di più. E lui tutto questo lo chiama niente di più. Io ti farei una faccia di schiaffi, ti farei. E adesso me lo dici come facciamo con queste due povere disgraziate che stanno venendo fino a qua? E come facciamo? Antonio Ferrante, dov'è la casa di Antonio Ferrante? Siete loro parenti? No, io sono la sua fidanzata. Laggiù. Grazie. È quella la casa di Antonio Ferrante. Rimani immobile qua dentro. Dammi il fazzoletto. Dammi il fazzoletto. Mannaggia te, mannaggia. E questa è la casa di Antonio Ferrante? Entrate. Io sono Maria Rita, la sua fidanzata. Un'altra? Ma io non ce la faccio più! Io non riesco più a tenere il conto! Accomodatevi, prego! Accomodatevi! Che guaio che ho passato! Che cosa è successo? Lei è la sorella? No, io sono una martire di quel disgraziato! Guarda qua! Ma Antonio non le ha detto niente di me, che arrivavo con mia zia. Ma dov'è lui? Dov'è? Dov'è? E che ne so, figlia mia, se lo sapessi, andrei io stessa con queste mie mani a ucciderlo di mazzate a quel delinquente. Ma che cosa dice? Cosa dico? Dico che ha messo incinta una povera ragazza e proprio oggi se ne è scappata con tutti i soldi nostri. Che guaio! Che guaio! Che guaio! Però tu lo trovi un bravo ragazzo, ce ne stanno tanti. Eppure l'abito da sposa ti sei andata a fare. L'abito da sposa? Ma figlia mia, ma se neanche lo conoscevi? Io gliel'avevo scritto che avevo intenzioni serie. Che volevo sposare un italiano. Che era arrivata da poco e che... Mi fa tanta paura rimanere da sola in un paese straniero. Legga cosa mi scriveva. Queste cose fra italiani non dovrebbero succedere. Antonio! Ho finito. Vado in paese a consegnare. Vieni a vedere. Che te ne pare? È qui. La casa, il campo. Ma è più bello. E come vorrei che fosse? Un bravo contadino lo può far diventare così. Non è difficile. E tu? Ne saresti capace? Io? Sì. Non lo so, forse. Non lo dubito. Però questa terra preferisco solo immaginarla così, come l'ho dipinta. Ma così non dà frutti. Una di quelle ragazze con cui stavo in corrispondenza
È venuta fino a qua per sposarsi con me. E tu? Io? Io non ho avuto nemmeno il coraggio di affrontare la situazione. Mi sono nascosto come un bambino. Non puoi sentirti responsabile per gli errori degli altri, non trovi? No, non è vero. Io gli ho scritto che mi volevo sposare con lei. Ma perché mi è uscita questa fesseria? Perché? Certe cose si dicono così, per gioco, per fantasticare. Non si dovrebbe giocare con le cose serie. Finisce che qualcuno la paga per tutti e non è giusto. La vita non fa credito. Meglio giocare a nascondersi con lei che prenderla di petto. Sì, però io ho capito che nascondermi non mi piace. Hai ragione, Antonio. Ma non farti illusioni. Ora Vinicio, accompagnato per l'orchestra, la Selina, spegni la radio. Ojos que queman, es un bolero. Vous tombez comme un bombe. S'exclame-t-il. 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 Vous attordissez. Selina, antudisse. Che ti prende? Che non me ne importa niente del francese, ecco. Ma il francese è una lingua così bella. E poi è importante di sapere le lingue straniere. Ma che mi serve il francese? Come? Con chi lo parlo in questo paese sperduto? E con chi parla mia madre in francese? Con Alfredo? Ah, ma con Alfredo non è necessario parlare. Sta zitta. No. Stai diventando insopportabile, Selina. Ah. Bene, se non mi sopporti, mandami a casa di mio padre. Lui sarà contento di vedermi. Non sai quello che stai dicendo. Sì, lo so. Lo so benissimo, mamma. Perché io sono come lui. Io penso come lui e a te questo non piace. Basta! Perché mi tieni lontano da lui? Perché non mi porti mai dal nonno? Perché mi tieni chiusa in questa casa a marcire con te? Te lo dico io perché. Perché hai paura. Hai paura che anch'io me ne scappi come ha fatto mio padre. Perché nessuno vuole stare con te, mamma. Nessuno. Neanche Alfredo riesce a sopportarti più di un giorno, lo sai bene. Forse è meglio che torni domani per la prova. È solo una bambina che ha bisogno d'aiuto. Io non so cosa fare. Beh, è molto difficile. Ma perché non le parla? Perché non le dice la verità? Quale verità? Che è figlia di Rodolfo Osorio. Che suo padre è sposato. Che ha altri figli. Che non l'ha mai cercata. Selina è una figlia illegittima, questa è la verità. Ma è figlia e basta, ed è questa la cosa più importante. Io non volli rinunciare a mia figlia. E mio padre non mi ha mai perdonato. Non mi lasciò altra scelta che questa specie di... esilio. Lei è già stata tanto coraggiosa e deve continuare così. Andiamo, va bene così. No, lo devo stirare perfetto. Le cose o si fanno bene o non si fanno proprio. Ma io voglio provarlo subito. È tanto tempo che non avevo un vestito così bello. Certo che è venuto bellissimo, eh? Sapesse quanto ci tengo a questo vestito. Signora Rosa. Scusa. Signora Rosa. Buongiorno. Buongiorno. Una lettera dall'Italia. Grazie. Arrivederci, buona giornata. Grazie. Buone notizie. È mia sorella Assunta. Si è sposata 2 mesi fa. Mi hanno mandato la fotografia. Beh, stanno bene insieme, eh? Si è tagliata i capelli. Guardi com'è bella. Io il marito non lo conosco, però mi sembra un bravo ragazzo, eh? Non ho un lavoro fisso neanche lui, purtroppo.
È la terza sorella che si sposa e io non ne ho vista neanche una all'altare. Le manca tanto la sua famiglia, vero? Tanto. L'altro giorno, quando è venuta quella signorina, beh, vedi, lei non è la mia fidanzata. Aspetta, Selina! Angelo, te lo dicevo che la pioggia veniva! Vieni a vedere! Le piante già si vedono più belle. Vatti asciugare, che ti prendi una polmonite. Ma come fai a startene lì tranquillo? Io non so che cosa mi fiderei di fare dalla felicità. Lo sai che Assunta si è sposata? Dice che non hanno potuto fare il viaggio di nozze. Certo che sarebbe bello se riuscissero a venire qui a Caracas l'anno prossimo. Qui? Caracas? Ah, io già sto lì con la testa. Adesso che abbiamo fatto un buon raccolto, dobbiamo cominciarci a pensare seriamente, no? Alla partenza. Ma che cos'hai? Niente. È che tutti la devono pensare come te. Tu gli altri non li vedi. Tu vedi solo quello che va a vedere. Solo quello che voglio vedere. E che cos'è che non vedo? Spiegamelo. Io a Caracas non ci voglio andare. In questo paese non ci resto. Voglio tornare in Italia. E te la sei scordata la fame, la miseria, l'umiliazione che c'è per la gente come noi in Italia? Se tu l'hai dimenticata, io no. Io non me la scordo. E io non mi scordo quello che mi hanno fatto qua. Credevo di venire a stare in una casa mia, da padrone. Credevo che venivo a coltivare un pezzo di terra di mia proprietà. E tu lo sai. E invece ti hanno truffato. E come te tanti altri emigranti. E va bene. E che cosa vuoi fare? Vuoi andarci alla tomba con questo malanimo? Tanti soldi tuoi, non li rivedi più. Guardiamo avanti, amen. Davanti a me c'è l'Italia. Lì c'è casa mia. Lì c'è la mia famiglia. E qui c'è la mia casa, qui c'è la mia famiglia. La notte non dormo. Ho bisogno di bere. Faccio sempre lo stesso sogno. Io cammino sulla sabbia, mi fermo a cancellare le mie orme e non ci riesco. Non ci riesco mai. È insopportabile! Su, avanti, si siede. Tu, Antonio, puzzi di onestà e di buoni propositi. Anche questa è una cosa insopportabile. Guardati. È il tuo primo giorno da uomo. E già torni a casa con la coda fra le gambe. Ti hanno bastonato là fuori. È così. Lo fanno sempre con i più ingenui, finché non li costringono a diventare come loro. Non cerchiamo altro che complicità. Siamo tutti complici. Che fai ancora qui? Vuoi tornare a nasconderti? Fuori! Fuori! Vattene! Vattene! Tu vuoi andare a nasconderti un'altra volta? Fuori! Mamma, no vai a sabotar la comida. Que la maestra nos dijo que teníamos que alimentar a los perros callejeros. Muy bien, pero cuidado a que no te muerdan, mi amor. ¿Qué le van a morder? Si a esos perros ni se tienen de pie.
A casa mia si parla italiano. Stavamo parlando spagnolo. Non me ne ero accorta. E allora? E che c'è di tanto strano? È un paese di lingua spagnola, no? Io sono italiano. Ma che ne puoi capire tu? Che ne puoi capire tu che la tua vita è tutta un gioco? Antonio! Voi buttate tutto dietro le spalle. E chi si è visto, si è visto. Non ti preoccupi, mio amore. Mangia. Stasera sei diversa. Vieni, vieni, ho una proposta da farti. Anch'io devo partire. No, aspetta. Prima ascolta la mia proposta. Ti invito a ballare. A ballare? Sì, a ballare. In un locale elegante. Bellissimo. Con le luci soffuse. E musica. Musica solo per noi due. Qui alla Quebrada. Ti dimentichi che io possiedo un aeroplano? Ma non le facciamo mai queste cose. Perché tu sei sempre voluta rimanere in questo buco di paese. Per questo. Che succederebbe se ti seguissi? Cosa cambierebbe fra di noi? Alfredo, ascoltami. Io ho bisogno che il nostro rapporto cambi. Ma perché? Perché sei così perfetto? Sto parlando seriamente. Ascoltami. Io ho bisogno di una relazione che soddisfi Selina e me. Quello che mi stai proponendo è un ménage à trois. Mi hai rovinato la serata. Capito? Ehi, Nuno. Qui è tutto diverso. La pioggia è poca, fa sempre caldo. In questo paese le stagioni non cambiano. Il raccolto ne risente. Qui si coltivano cose che da voi non ci sono, che neanche vi sognate. E poi non è vero che da noi mancano le stagioni. Qui conoscete sempre il caldo. Fa sempre caldo, fa solo caldo. Sei tu che non ti accorgi dei cambiamenti, non hai occhi per vedere. Tu parli a me di cambiamenti e di stagioni. Ma che ne sai tu quando viene primavera in Italia? Quando fioriscono i mandorli, tu che ne sai? Ma che ve lo dico a fare a voi? Sempre con le stesse storie. Perché non sei rimasto nel tuo paese, italiano morto di fame? Ecco cosa sei. Sì, ecco, morto di fame ci sarai tu. Fermate, attenta quello che dici, capite? Lasciate, vengono da un altro paese e si mettono a sputare nel piatto dove mangiano. Sanno solo disprezzare, solo disprezzare. Rosetta, vieni con me. Che è successo? Io lo amo, Rosetta. Lo so che è sbagliato, ma non posso farne a meno. E lui, eh? Lui viene.
E se ne va quando vuole. E quando gli pare. Troppo facile così. Neanche se andasse a trovare una... una prostituta, dillo. Tu sei una donna sensibile, istruita. Io non capisco perché tu ti devi andare a umiliare con uno come quello. E se l'amore fosse questo e nient'altro? No. L'amore è una cosa bella. Per te è facile parlare. Perché tu hai avuto tutto. Un passato come si deve. Una famiglia, un marito come si deve. A me tutto questo è mancato. Ma non è vero che ho avuto tutte queste cose come si deve, come dici tu. Io, Angelo, l'ho sposato per paura di rimanere qui da sola. Certo che adesso gli voglio molto bene. Ma non è il grande amore. Quando io mi sono sposata, non ero vergine. Lui si chiamava Mario, era uno studente. Lo conobbi durante la resistenza. Faceva il partigiano. Mi parlava di cose che io non conoscevo. Mi faceva leggere i libri, me li spiegava. Poi ogni tanto qualche suo compagno non tornava a casa. Avevamo così paura della morte che una sera lo facemmo sull'erba. E Angelo lo sa? No. Ma come, non se n'è accorto? Perché la prima notte lui si metteva così vergogna. Possiamo ridere insieme. Eh già, io venivo fin qua per ridere giusto con te. Andiamo. Che freddo. Ci piaceva quello là. No, no, dai che prendi freddo. No, tienilo. Vuoi sapere una cosa? Che cosa? Non gliel'ho mai visto a nessuno di tutte e due. Che cosa? Il... Ah, ma com'è possibile? Lo faccio sempre al buio. Non ho mai il coraggio di guardare. Sarebbe ora che lo trovassi, il coraggio. Ma che fai? Ma che cos'è? No, dai, facciamolo con la luce accesa. Ma che luce accesa? Ma sei impazzita? No. No, dai, facciamolo con la luce accesa. Ma che cos'è sta novità? Dai, su. Lo sai che non voglio? Ma no. Vieni qua. Vieni dai, qua. Per una volta. Dai. Lo sai che non voglio la luce accesa? No. Dai. Vieni qua, Rosetta. Così non mi piace. Non capisco perché mi stai seguendo. Che cosa vuoi da me? Io vado per la mia strada. Casomai sei tu che mi stai seguendo. Mi sto innamorando di te. Questa mattina quando sono arrivato qua erano freschi, te lo giuro. No, grazie. Non posso accettare. Non vorrei ferire l'orgoglio delle tue fidanzate. Io non ce l'ho la fidanzata. A me mi piace solo tu. Posso spiegarti? Ti va di fare una passeggiata in moto? Va bene. Ma per me non è cambiato niente. Niente. Sai una cosa? Adesso so chi è mio padre.
Sono sicura che tu gli piaceresti molto. Perché è come me. Ci somigliamo. E allora piacerà anche a me. È vero che ti stai innamorando di me? Vieni. E se me ne andassi via? Tu mi seguiresti? In capo al mondo. Adesso devo solo andare a Caracas a trovare mio padre. Caracas? Devi fare per forza l'infermiera. Ma non ce l'ha una figlia la signora? Ma è una bambina. I tre sono finiti. Se ha bisogno di un'iniezione, se la febbre sale, quella si perde d'animo. E poi solamente per una notte. Ci manca pure che diventi un'abitudine. Quattro... Un giorno potremmo avere bisogno noi. L'asso me lo riprendo, è mio. Beh, è meglio che me ne vado. Due, eccolo qua. Proprio stasera che non mi sento niente bene. Ciao. 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 Però da poco lo scoperto. Fueron tan pocos los momentos de felicidad contigo, que estos tan breves no compensan lo vivido. Qué bella voz que hay. Fin da ragazzina adoravo questa musica. Ma guai se mio padre l'avesse saputo. Ah, ma tuo padre era terribile. Ossessivo, Rosetta. Il suo modo d'amare era così opprimente, così terribile. Com'è bella questa camicetta. Ti piace? Vieni. Io che te amé tanto e pochito. Penso se Angelo mi vedesse in questo momento. Dove vi siete conosciuti? Sulla nave che mi portava qui. Perché io sono partita da sola. Avevo una paura. Me ne stavo sempre seduta in un angolo. E lui mi guardava. Poi una sera che c'era una festa, un ubriaco mi dava fastidio. Allora Angelo si è fatto avanti e ha detto: questa signora è mia moglie, la lasci in pace. E abbiamo ballato tutta la notte. E prima di sbarcare ci siamo sposati. Che storia romantica. Fatti vedere, Rosetta. Ti manca qualcosa? Sì, ci vuole un po' di rossetto. Guarda come si fa. Io questo non l'ho mai saputo fare. Ci vorrebbe una collana. Che stai leggendo? Sei un'ipocrita, Rosetta. Ora capisco perché mi sei diventata amica. Stavi preparando la strada a tuo fratello. Ma che dici? Io che ti ho creduto sincera. Che stupida sono stata. Che stupida sono stata. Noemi! Cara mamma, io parto per Caracas. Vado da papà. Perché voglio conoscerlo e perché penso che anche lui lo voglia. Ma non stare in pensiero. Vado via con Antonio. Che è successo? Sta male tua madre? Mia madre? Che c'entra mia madre? Dai, vestiti e prepara la valigia. L'autobus per Caracas passa alle 7. Lasciamo la moto alla fermata. Ma che valigie? Che autobus? Oh, l'autobus per Caracas, no? Dai, amore, sbrigati. A Caracas? Aspetta. E le scarpe?
Non te le metti le scarpe? Selina, che cos'è questa storia di Caracas? Ne avevamo parlato, no? Sì, è vero, ne abbiamo parlato, ma è meglio che parliamo ancora. Andiamo da mio padre. Ma lui lo sa? No, che non lo sa. Arriviamo a Caracas e lo cerchiamo. E gli facciamo una sorpresa. Chissà come sarà contento. E che vuol dire lo cerchiamo? Non sai dove sta? No, ma so come si chiama. Selina. Selina. Caracas non è la Quebrada. È una città grande. Ma come pensi di trovarla a tuo padre? Selina. Voi uomini siete tutti uguali. Ti vuoi fermare? Io ormai ho deciso. Sì. Tu fai come ti pare. Se vuoi rimanere per sempre in questo cimitero, restaci. Io non te lo impedirò. Aspetta, per favore. Io non me ne posso andare così, come un ladro, lo capisci? Sei convinta adesso, No, c'è la mamma. Così, accompagnami solo fino alla fermata dell'auto. Se dammi bene a sentire quello che vuoi fare, una fesseria. Per favore. Ma giuro che io non parlo più con una donna. Io divento muto. Selina. Selina. Le cose bisogna farle con la testa sulle spalle. Ragioniamo, Avanti. Su. Non mi incanti. Io non cambio idea, capito? Tu sei uno scemo. Incosciente. Ma io non c'entro niente, non c'entro niente. Stai zitto. Se no prendi tutte le mazzate che non hai mai avuto in vita tua. Rosetta, lui non c'è. Stai zitta anche tu. Non si fa così. Non si scherza con le cose serie. Io non sto scherzando, Rosetta. No, no. Io voglio conoscere mio padre. Tu hai una madre a cui devi rendere conto. Mia madre non ha tempo di ascoltarmi. Lei pensa solo al suo amante e di me non gliene importa niente. Io lo so quello che vuole dire essere mamma. Patire per un figlio che significa tutto per te. E nessuna madre merita un dolore così grande. Neanche Noemi lo merita. Perché ti vuole più bene della sua vita. Lo capisci? Avanti, cammina. Selina, vienici, tuo padre è al telefono. Vuole parlare con te. Allo? Allo? Allo, papà? Dodo. Non volevi saperne di dormire senza di lui? Sarà il mio portafortuna.
In fondo, la Quebrada non è un posto tanto brutto, vero? Ho tanti amici qui. Selina, i cambiamenti, anche quelli più desiderati, ci fanno sempre molta paura, specialmente quando stanno per realizzarsi. Andiamo, tuo padre ti aspetta. Mamma, vieni con me. Non posso. Ancora non posso. Ma sono contenta che tu vada. E poi, Selina, tu conoscerai tanti posti nuovi. Farai nuove amicizie. Conoscerai tanta gente. Selina. Piccola mia, non devi dubitare del mio amore per te. Lo so. Rosetta lo dice sempre. Adesso andiamo. Andiamo, abbiamo ancora tante cose da fare. Io ti capisco, Selina. Mamma, la neve è fredda come il ghiaccio. Come il ghiaccio tritato. E tu l'hai mai vista? Non solo l'ho vista, ma l'ho pure mangiata. Rosy. Che è successo? Antò, che è stata? Mamma. Antonio, che stai facendo? Vuoi mandarmi a fuoco la casa? Brucio l'erba secca, Mr. Stahl. Una volta pulito si può seminare a prati per rinnovare la terra. E poi dopo alberi da frutta oppure qualsiasi altra cosa. Non hai detto che torni in Italia? Lo ha deciso mio cognato. E tu?
Allora questo lavoro è inutile. L'importante è cominciare. E poi lo faccio pure per lei. Sei sicuro? Stia indietro. Se gira il vento è pericoloso. È vero? Gira il vento e non si può fare niente per evitarlo. Vieni! Bacia. Bacia vecchia e inutile. Ma si prende tutto, dai! Nel fuoco! Andiamo, tutto nel fuoco! Prendi questo e anche questo! Vai, Antonio! Aiutami! Fai come me! Il fuoco rinnova! No, il trenino no. È per suo figlio. Io non la capisco più. Non la riconosco più. Ah, adesso cominci a conoscere. E adesso che cominci ad aprire gli occhi, a vedere le cose come stanno. E cominci a capire. E pretendi che una fortuna così non costi un po' di dolore? Ho ucciso un uomo, un fascista italiano. Si scopava mia moglie in cambio della sua protezione. Noi siamo ebrei. Lei subiva per proteggermi. Me e nostro figlio. Io non avevo il coraggio di affrontare la situazione e mi nascondevo. Ma un giorno decisi di non accettare più. Ho premuto il grilletto della pistola e ho sparato a quel bastardo. E dopo sono scappato. La mia famiglia è rimasta in quel paese. Solo dopo ho saputo che il paese era bombardato. Che molti erano morti. Però in tutti questi anni non ho mai perso la speranza. Antonio, quel cassetto, aprilo, c'è una lettera. Leggila tu. È chiusa? Sì, da più di 2 anni. Aprila. Sono morti. Non è così.
ti ho portato dei dolcetti che facciamo a Capodanno al mio paese. Grazie. Vorrei tanto che ti fermassi con noi. Alfredo, conosci Rosetta? Oh, molto piacere. Io partirò senza cenare. Alfredo, è la notte dell'ultimo dell'anno e poi è già tutto pronto. Sarò padrone di cambiare idea, no? Ma sì, se ci tieni tanto, rimango. Però fai servire presto a tavola. Sono stanco. Beh, Noemi, io vado, eh. Questa casa deve essere molto inospitale, se tutti vogliono abbandonarla. Ma non è la casa. Ma è possibile che non ti accorgi di che pasta è fatto quello lì? Fino a quando vuoi sopportare tutto questo? Fino a quando? Buon anno, Noemi. Buon anno. Tu meriti molto di più. Guarda, guarda qua. Com'è piccolo. Chissà che ora sarà adesso in Italia. Saranno le 5 di mattina. È già l'anno nuovo. Staranno tutti quanti a casa di Assunta. Sarà arrivata pure Tina da Torino. Col treno loro fanno presto. Sì, manchiamo solo noi. Ma tanto senza mamma non è più la stessa cosa. Mio cugino si è messo insieme ad altri e tutti insieme hanno comperato un terreno bello grande. Ognuno coltiva la sua parte e sono tutti proprietari. In Italia adesso si usa così. Mio cugino dice che se voglio mi mettono dentro anche a me. Fa caldo stasera. Angelo, se vuoi ritornare in Italia, torniamo. Io sono così stanca. Così stanca. Rivestiti e vattene. Ma che dici, sei impazzita? No, non sono impazzita. Non ti voglio più vedere. Rivestiti e vattene. Sei così ridicolo. Vattene.
Sì, va bene. Lo capisco che sei addolorata. Ma non puoi rinunciare adesso. Non devi rinunciare adesso, Rosetta. È inutile, decide Angelo. Io non ho più la forza. In tutto questo tempo che sono stata lontana dall'Italia, la nostalgia mi ha martoriata qui. E adesso mi sento come un sacco svuotato. Non sarà tornando in Italia che farai rivivere tua madre. Se lo sentiva che non dovevo venire qua. Se lo sentiva che non mi rivedeva più. Ha fatto di tutto per non farmi partire. Basta, non ci pensare. Tu te ne sei andata anche per aiutare loro. Per favore, Rosetta. Non rinunciare adesso. Ma io non ce la faccio più. Io ho trovato la forza per ribellarmi perché tu mi hai aiutato. E adesso che tocca a me aiutarti non ci riesco. Ma non vedi che non riesco io stessa ad aiutarmi? Dopo tutte le mazzate che ho preso. Non capisco neanche perché ho lottato così tanto. L'hai fatto per tuo figlio? Sì, perché non volevo che diventasse come mio padre, che spostava le montagne e quando stava davanti al padrone diventava una pecora perché era ignorante e non sapeva parlare. Hai già pagato anche troppo per liberarti dal passato. In questa terra c'è una parte di te e c'è anche il tuo futuro. Noemi, basta. Non ti ci mettere anche tu. Rosetta. Non è solo tua madre che è morta. Anche tu stai morendo. Ma... Tu. Ehi, è quello? È il mio treno. E chi te l'ha regalato? Mr. Stahl. E quando te l'ha data? Oggi. La mia casa e la mia terra adesso sono tue. Dimostra a te stesso che i sogni possono realizzarsi. Il tuo compagno di viaggio, Roman Stahl. Dai, Noemi! E adesso che cosa ti è successo all'improvviso? Me lo vuoi dire? Avevamo detto senza malinconie. Tu qua da sola non ci puoi rimanere. Tu credi che riuscirò a trovare un uomo che mi ami davvero? Ne sono sicura. Rosetta, io desidero un uomo. Io sento che non posso farne a meno. Ne ho bisogno fisicamente. E allora lo faccio da sola. Anch'io. Così posso sognare un uomo passionale, dolce. Un uomo che pensa anche un po' a me, che mi coccoli. Un uomo comprensivo. E che non mi faccia avere paura, come il mio partigiano. Aspetta! Dove vai? Aspettami! Rosetta! Lasciami in pace. Voglio stare da sola. Rosetta. Ma che fai? Sei impazzita.
e scappi. Parliamo, no? Parlare mi fa paura. Ma paura di cosa? Escono fuori cose brutte, cose che è meglio tenersi nascoste, nascoste dentro. Parlare insieme ci sta aiutando. Abbiamo bisogno di confidarci, ci fa bene. No, a me mi fa male. Io sono una donna sposata, ho un figlio. Non devo pensare alle certe cose, mi fa sentire sporca, sporca. Ma dove... Torna indietro. Ecco qua. Rosetta, io ho deciso una cosa. In Italia non voglio tornarci. E dove vuoi andare? Resto qua, alla Chebrada. Da solo? E che cosa farai? Lavorerò la mia terra. Posso farlo. Voglio dimostrare a me stesso che ne sono capace. Se è questo che vuoi. Buongiorno. Buongiorno. Ancora non hai finito? No. Dai, sbrigati, che la nave non ci aspetta. Io non parto. Rosetta, ma che cosa stai dicendo? Angelo, in Italia io non ci voglio tornare. Me lo dici adesso? Non lo voglio fare uno sbaglio così. Te lo rinfaccerei per tutta la vita. Da quando io sono arrivata qua, mi sono inventata una persona nuova per sopravvivere. E adesso per me l'Italia è come un paese straniero. Come puoi dire una cosa così? Io lo so che tu non mi capisci. Per te è diverso. Tu non sei mai cambiato. Dentro di te sei sempre rimasto legato al tuo paese. E forse è giusto che ritorni là. Io vado a Caracas. Con Gaspare. Thank you.
la faccia stanca. Anche tu. Vengo dal campo. Ho preso tutto quello che io volevo portare con me. Tutto il resto è rimasto lì. Io come falegname ci so fare di più. È un lavoro pulito, bello. E c'è molta richiesta. E io te l'ho sempre detto che era un mestiere fatto apposta per te. Sì, me la cavo io. E poi di che cosa campa? Un contadino che vive in una città come Caracas. Grazie. Spero che ti sei trovato bene qui. Buon viaggio. Ma come siete gentili. Magari un giorno andremo a Caracas e ci rivedremo. E quella là? Scriveteci qualche volta. Perché non glielo vedi, eh? Scusa, ma che glielo dico a fare se parto? Se non glielo dici adesso, dopo te ne penti. Dai, vai. Che ci possiamo fare? E che ci possiamo fare? Mi dispiace molto lasciarti da solo. Stai tranquillo. A me ci penso io. Guarda che non sono più un bambino. Un bambino. Non sei più un bambino, questo lo so. Però mi dispiace lo stesso. E ricordati che sono tua sorella più grande e mi devi sempre obbedire. Buongiorno. Dietro quelle montagne. E l'Italia? Anche.